Bene. Buon pomeriggio a tutti, grazie per la vostra partecipazione a questa conferenza stampa di presentazione del neo DS Manuel Gerolin. Per la verità Manuel non ha bisogno di molte presentazioni all'interno del mondo udinese, già calciatore dal 1980 al 1985, tutti ce lo ricordiamo come l'autore del gol che all'ultimo minuto dell'ultima giornata di campionato nel 1981 segnò la vittoria dell'Udinese sul Napoli, che ci permise di mantenere la massima serie. Successivamente, dopo aver terminato la carriera di calciatore, è ritornato a Udine per svolgere il ruolo di osservatore e poi di responsabile dell'area scouting. Ha continuato poi con altre società facendo il direttore sportivo e oggi ritorna all'Udinese Calcio con un upgrade professionale per svolgere appunto a partire dal 1 luglio il ruolo di direttore sportivo. Io non ho altre cose da aggiungere se non quella di augurare a Manuel buon lavoro per i numerosi impegni, per l'attività che dovremo porre in essere per la prossima stagione sportiva, e lascio a voi a questo punto la parola se avete domande da porre a Manuel. Grazie. Scusa un attimo Manuel, cosa c'è di più e di diverso rispetto alle tue precedenti esperienze qui? Io manco ormai da 10 anni, me ne sono andato per fare il direttore sportivo al Siena nel 2007 e devo dire che l'Udinese è migliorata in tutto. Era già una squadra per essere modello per le altre, perché sia a livello tecnico che strutturale era preso modello da tutte le altre squadre. Però devo dire che ci sono stati grandi miglioramenti e arrivare e vedere queste strutture che sono cresciute, secondo me è motivo d'orgoglio, e soprattutto mai fermarsi, no? Perché c'è stato sempre... Scusami un attimo Manuel, ma io intendevo nei tuoi compiti, tu eri osservatore. Ma nei miei compiti io ero capo osservatori, giravo il mondo, e dopo ho fatto l'esperienza da direttore sportivo. I miei compiti adesso saranno quelli di fare il direttore sportivo, di fare collegamento con il mister, con tutti i settori, e il compito dei direttori sportivi, insomma, di cercare di equilibrare un po' tutto e tutte le aree. Buongiorno e benvenuto. Abbiamo visto ieri. Grazie. Anche con l'Italia, una grande struttura, un grande tifo, una squadra che si proietta, come dice lei, nel futuro. È comunque molto bello vedere questa riscoperta anche della friulanità. È tornato poco fa Gigi Del Neri, ovviamente lei è nato in Veneto, però siamo qui, sento friulano, si sente friulano, ed è ovviamente anche un ripartire dalle tradizioni, dall'attaccamento al territorio molto importante. Ma in effetti è questo che credo che sia anche il segnale che vuole dare la proprietà, ed è un segnale soprattutto che vogliamo dare alla gente, ma vogliamo dare ai nostri giocatori di sentirsi una parte forte, una parte del territorio, e che abbiano una crescita anno dopo anno, una crescita lavorativa. Qui si lavora, qui ripeto, giorno per giorno si deve migliorare. Giorno per giorno si deve migliorare e si cerca il miglioramento. Allora, questa forza dobbiamo trasmetterla ai nostri giocatori, che questo non è un momento per poi spiccare il volo, ma è qui che si fanno i risultati. È qui che bisogna migliorare giorno per giorno per ottenere quei risultati che poi magari ti premiano. Però è qua che dobbiamo dimostrare di essere forti e di crescere. E crescere appunto come identità e come squadra. Già lo è comunque l'Udinese. Buongiorno Manuel. Allora, tu hai centrato l'obiettivo, hai il compito
molteplici sono, tra cui quello di collaborare con Del Neri, con lo staff tecnico e con tutte le altre realtà tecniche sportive della società. Perfetto, ma io credo, questa è una mia considerazione e dopo rispondimi tu, ma credo che tu sia avvantaggiato rispetto ai tuoi predecessori, perché è importante, secondo me, conoscere il pozzo, sapere cosa vogliono, sapere come si muovono, sapere cosa si aspettano da un direttore sportivo. E credo che tu l'abbia nel tempo l'abbia sì, nel tempo imparato. conosco la famiglia. Quindi sai, questo ti dovrebbe avvantaggiare. Sì, spero di sì. Da parte mia metterò tutta la conoscenza, tutta l'umiltà, tutta la buona volontà di questa crescita anche mia professionale. E ho la conoscenza di tutta la famiglia e devo dire che mi riempie di orgoglio essere tornato, perché realmente li ho sempre considerati insomma dei maestri di calcio e dei maestri di vita. Quindi insieme dobbiamo far crescere, ripeto, ogni giorno questa struttura e questa squadra, anche a livello tecnico. Ciao Manuel, bentornato. Volevo chiederti, che idea ti sei fatto dell'Udinese dal punto di vista tecnico? Ma l'Udinese non è partita benissimo questo campionato. Io l'ho seguita, venivo spesso allo stadio, però devo dire che ha una struttura di squadra tecnica che è molto interessante. In effetti forse gli mancava qualche punto quest'anno appunto per questa situazione iniziale, però dopo si è stabilizzata, c'è stato magari qualche infortunio di qualche giocatore che li ha penalizzati, però devo dire che hanno raggiunto l'obiettivo minimo e la squadra secondo me c'ha buonissime prospettive, c'ha buonissimi giovani, come è sempre stato a Udine. Però ripeto, per tirar fuori questi buoni giovani bisogna ogni giorno lavorare al 1000 per 1000, e che loro capiscono, ma è un dovere nostro creargli questa mentalità. Di qua sono passati tanti giocatori, sono passati campioni, per andare ad altre piazze più importanti vuol dire che qui veramente devono dare il massimo. Per quello che batto questo tasto, perché hanno tutte le strutture per poter dimostrare il loro valore. Non c'è una squadra con queste strutture, è una squadra provinciale. Io ne ho girate parecchie e devo dire che qui se non vieni fuori qua hai sbagliato qualcosa, e forse abbiamo sbagliato anche noi. Per quello dobbiamo stare molto molto attenti, partire dal settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra. Metterli a disposizione che loro diventino bravi. Buongiorno, Francesca Spangaro, Tele Friuli, sono qua. Ciao. Buon lavoro. Buongiorno. Volevo chiedere, l'Udinese ha fatto scuola per un certo tipo di politica e ha dimostrato insomma grande successo su quella strada. L'anno scorso si era un po' parlato anche di provare a sondare di più il mercato italiano. Ecco, in questo senso, fra i due modelli, l'Udinese adesso come si pone? Torna sulla strada che insomma la resa celebre, o va a cercare qualcos'altro? Ma l'Udinese, fin dai tempi che c'ero io, è sempre stata attenta a tutto il mercato. Cioè, prima di tutto si guarda il mercato italiano, perché no? Si guarda i ragazzi che nascono in Friuli, se ci sono va bene, si guarda il mercato italiano. Dopo, in base alle nostre risorse, alle nostre capacità, magari andiamo a prendere anche per il mondo. Quindi è più uno scouting a livello internazionale, ma ripeto, se c'è la possibilità di pescare in Italia, perché no? Salve, Monica Tosolini, Udinese Vlog. Volevo chiedere, lei prima, quando ha lavorato per l'Udinese, era capo scouting soprattutto, sì, per il Sud America. Non è che le tornerà questa deformazione magari di andare a cercare? È vero che il mercato magari lo fa Gino Pozzo, però insomma ovviamente ci sarà anche la sua mano, di andare a cercare comunque là giocatori. Qua abbiamo già diversi brasiliani, tra l'altro. Sì, va bene, c'è la nostra area tecnica che segue tutti i campionati. E, ripeto, il mio ruolo è quello magari di stare più qua, però le conoscenze che abbiamo tutti noi le porteremo avanti. Quindi gli occhi sono puntati, come ho detto prima, da tutte le parti, per tutte le occasioni. In effetti questo è un lavoro insomma che l'Udine ha sempre fatto comunque. E ha pagato. E ha pagato. Buongiorno,
Buongiorno. Due cose. Una, è vero che il contratto incomincia il 1 luglio, ma io credo che insomma si può cominciare a lavorare, anzi sicuramente si è già cominciato a lavorare. Ti chiedo due cose sui ruoli di questa squadra. Uno il centravanti e uno il portiere. Allora, credo che sappiamo tutti che la spina dorsale della squadra, no? È fondamentale. Portiere, centrale, centrocampista, centravanti. Portiere e centravanti, come lo sondiamo? Li sondiamo questi due ruoli così importanti? Ma sicuramente sono dei nostri obiettivi. Adesso dovremo fare il punto della situazione e lo faremo in questi giorni per essere più precisi, però è normale che la rinuncia appunto a Zapata porterà ad andare a acquistare qualche giocatore di quel ruolo. Poi il discorso dei portieri vedremo, perché abbiamo dei rientri e vediamo cosa fare. Però è logico che sappiamo benissimo che sono due posizioni cardine e fondamentali per sono per anche due situazioni diverse, perché in uno dovete scremare, nell'altro dovete scegliere. Bravissimo, promosso. Mi ricollego un po' a quello che era stato detto prima. Ieri vedere 22.000 persone allo stadio l'11 giugno per Italia Liechtenstein, che con tutto rispetto non è una nazione così che può attirare, e fa capire che comunque qui c'è fame di calcio, no? E quindi l'Udinese negli ultimi 2 anni è riuscito a riportare anche con lo stadio nuovo un po' più di gente allo stadio. La sensazione che si è provato ieri è che se si riuscisse a fare ancora qualcosina in più, forse veramente si può fare qualcosa di importante. È vero. Ieri c'è stata una risposta in un periodo che magari la gente è fuori, è al caldo, è al mare, invece c'è stata una grande risposta di pubblico e questo ci fa piacere, vuol dire, come dici te, che c'è fame di calcio ancora e penso insomma che il Pozzo, avendo anche costruito questo meraviglioso impianto, è sia come un invito, no? a riportare tanta gente e tanti abbonati allo stadio. Questo è il nostro invito e come sempre comunque il Pozzo hanno sempre fatto la squadra e continueranno a farla. È logico che l'obiettivo è sempre quello di migliorarsi, di migliorare la posizione in classifica, e anche quest'anno sarà quell'obiettivo, migliorare sempre di più. Di nuovo qua. Sul rapporto con l'allenatore, insomma, Del Neri ha sempre parlato abbastanza dei ruoli della squadra, di quello che potrebbe servire, certo, nell'ambito delle sue competenze. Come intendete costruire questo rapporto? Quanto spazio potranno avere le richieste di Del Neri in chiave mercato? Il rapporto è fondamentale con tutti gli allenatori. Il rapporto nostro con gli allenatori, con i tecnici, con la società è quotidiano, quindi insieme si farà la squadra, insieme si fa la squadra in base alle richieste dell'allenatore, nei ruoli soprattutto, però il rapporto è ottimo e Del Neri è uno di noi, l'ha dimostrato, quindi il quotidiano, il parlarci ogni giorno vuol dire avere le stesse idee per portarli avanti e per arrivare a inizio campionato avere una squadra bella tosta. Aspetta, il microfono. Dunque, con 10 milioni cosa prendi in Sud America oggi? Cosa c'è? Cioè, tu che sei un esperto, che nomi ci sono in giro? Ma i nomi sono segreti, no? Non no, è che no, possiamo no, far pubblicità, no, logicamente. Però è normale che... È la conferenza stampa di presentazione, CB. Sì, vabbè, ma qualche proiezione bisogna dire. Cioè, no, ma abbiamo già detto che dobbiamo... Lasciamolo elaborare le idee, no? Abbiamo già detto che dobbiamo intervenire, logicamente, lì davanti per sostituire Zapata, no? Ed è normale che è un ruolo un po' delicato. Ci stiamo guardando intorno e vediamo le risorse che ci sono e soprattutto
quello che ci che si affaccia sul mercato, no? Ripeto, noi siamo molto attenti. In Sud America c'è qualche cosa che esce di importante? Le squadre sudamericane come sempre sono piene di attaccanti, basta che guardi l'Argentina, il Brasile, la Colombia, cioè i giocatori a livello offensivo là ce ne sono, dopo bisogna vedere se è una realtà anche diversa, perché il calcio è un po' cambiato. Quindi ci scontriamo anche con altri campionati che hanno magari più risorse ed è sempre più difficile far mercato, perché se 10 anni fa vedevamo un giocatore riuscivamo a comprarlo subito, prima, adesso diventa più difficile perché l'area scouting ormai è diventata fondamentale per le squadre, tutti sono attrezzati, ripeto, e tutti hanno risorse, quindi ci troviamo davanti anche a grande concorrenza, anche a concorrenza addirittura cinese, quindi non è più semplice far quadrare i bilanci con magari la squadra tecnica, quindi bisogna arrivare anche là un po' prima, bisogna essere ancora più bravi. 10 anni fa facevi un ruolo, oggi ne fai un altro. È così difficile fare il direttore sportivo all'Udinese, nel senso che cioè, c'è Gino che insomma sovraintende un po' tutto e anche altri collaboratori, no? È così difficile? Beh, non so che è così difficile, lo vedremo il prossimo anno, però ripeto, io venendo anche da quella formazione ho forse la presunzione di magari capire quello che vogliono, no? Avendo lavorato tanti anni, quindi io sono cresciuto con loro, perché non ero niente io come dirigente senza i Pozzo. Quindi è un grazie a loro se sono qua, ma non in questo momento, ma per la crescita che mi hanno fatto fare con grande responsabilità in tutti quegli anni. Quindi sono cresciuto con loro e penso di avere la stessa mentalità. Quindi fare direttore sportivo, avendo avuto anche un passato nella rete scouting, che è stata la forza secondo me di questa società, secondo me è una cosa positiva. Buon pomeriggio Zerolin, lo sapo di tutto Mercato Web. Volevo capire una cosa, soprattutto ricollegandomi alla domanda del collega precedente. Caso portiere, avete un giocatore che ieri ha fatto il terzo in nazionale e l'altro che è ambito da tutte le squadre di altissimo livello, parliamo del Napoli, parliamo della Juve per l'anno prossimo, insomma, grandi squadre. Vorrei capire un pochino come si gestisce questa situazione, perché avete anche Carnezis che è un altro giocatore. Ma in effetti dobbiamo valutarla, siamo felici di avere 3 portieri molto forti, siamo felici di avere 2 friulani soprattutto molto forti, quindi valuteremo le situazioni. Certo che appunto avere 2 giovani friulani e 2 portieri vuol dire che negli anni si è lavorato bene. Adesso vedremo insomma in questi giorni cosa dà il mercato e soprattutto cosa noi abbiamo intenzione di confermare. Meglio averli che non averli. Quello dico, meglio averli. Il problema è lei. Scusa di nuovo, sì. Per quanto riguarda invece la sinergia con Watford, perché anche la scorsa estate ci sono state operazioni che hanno fatto arrivare giocatori dall'Inghilterra qua, e per quanto ne sai, per quanto insomma avete in mente, ce ne saranno ancora e quanto potranno favorire? La sinergia con Watford sicuramente è reale. C'è una stessa proprietà, sono campionati diversi, logicamente ci sarà. Se ci sarà il bisogno di fare un qualcosa. Però pensiamo qui, il nostro compito è pensare all'Udinese in questo momento. Dopo se ci sarà questa sinergia... se ce ne fosse bisogno, la famiglia sicuramente... Vediamo se sfrutterà questa sinergia, però ripeto, io devo pensare all'Udinese e il discorso Watford lasciamolo lì. Sì, salve, Davide Marchiol, Vavel Italia. Volevo chiederle, lei ha girato per varie piazze italiane, Siena, Palermo, ha fatto anche un'esperienza a Wolfsburg in Germania. Poco tempo. Ecco, cosa ci può dire di quell'esperienza? Cioè, l'ha migliorata? Che differenza ha visto tra qua e là, principalmente? Abissale.
questa società è una società strutturata, una società, ripeto, in crescita giornalmente, è una società che non si ferma e i Pozzo non si fermano, non si formano, hanno dimostrato a tutta Italia, a tutto il mondo forse. Io ho girato molto e quando andavo in giro l'Udinese era conosciuta soprattutto per la squadra, soprattutto per la capacità organizzativa, la velocità nel fare le operazioni. Quindi l'organizzazione è stata la forza ed è la forza di questa società, però la forza principale secondo me dei Pozzo è non fermarsi e guardare avanti. Come ho detto, io sono andato via nel 2007, sono tornato adesso dopo 10 anni, ma vedo delle strutture che in molti non le hanno, quindi da qui dobbiamo ripartire con grande forza e grande umiltà per migliorare la squadra, per migliorare tutti, come ho detto prima. Grande differenza comunque. Ho colto un'altra tua frase significativa, che bisogna lavorare, che bisogna stare attenti quotidianamente su tutti i giocatori, perché se i giocatori vogliono ambire al salto di qualità devono fare bene, benissimo qua. E io credo che sia questo non solo il compito dell'allenatore, al quale può sfuggire qualcosa, ma il compito è del direttore sportivo, per evitare, per esempio, faccio nomi, ormai non c'è più, sì, che uno come Pennaranda ammufisca. Ecco, io credo che un giocatore, nell'arco, soprattutto giovane, nell'arco di una stagione, può avere dei momenti di difficoltà ed è lì che l'organizzazione, che è a capo del direttore sportivo, sì, perché la proprietà il più delle volte è fuori, delega, ha sempre delegato, fa sentire sì la sua presenza tramite il direttore generale e tramite il direttore, sì, sportivo, ma questa presenza a livello sportivo tua ci deve essere, perché, no, in effetti, perché Guido... un caso Pennaranda che è finito lì ammuffito, sì, è un danno per la società oltre che per il giocatore. Ma in effetti è quello che dobbiamo migliorare, hai colto proprio nel segno che i tanti ragazzi giovani che affrontano questa nuova avventura hanno bisogno di migliorarsi e noi abbiamo il dovere e dobbiamo farlo assolutamente, non dobbiamo lasciare niente al caso, ma essere attenti a tutte le situazioni, alle situazioni di ambientamento, alle situazioni di crescita di un ragazzo e questo è il nostro compito sicuramente, hai colto il segno, e per quello che dicevo prima, che i ragazzi devono migliorare, devono dare il 100%. Se un ragazzo dà il 100% dopo verrà premiato, ma soprattutto anche noi vogliamo vincere. Questa è una società che è arrivata quarta, no? È andata in Champions, è una società che ha fatto vedere grandi valori e si è fatta ammirare in tutto il mondo. Quindi bisogna sicuramente giorno dopo giorno tornare a livelli alti. Torno a chiedere una cosa io, perché parlando di ragazzi, cioè tu venivi dalla primavera vincente, quest'anno c'è, beh insomma, eravate nell'81. Squadra, sì, eravate una squadra a Miano, insomma, e quest'anno si è appena messo sotto contratto Varesanovic, quindi ci sono dei giocatori che possono essere interessanti, anche l'idea di inserirli già in prima squadra, no? Quindi tu hai già visto qualche giocatore che insomma potrebbe essere già utile a Del Neri? No, non ho visto, ma so che conosco la primavera e ci sono anche gli addetti ai lavori che insomma hanno seguito fino adesso, però la primavera fa parte della nostra prima squadra, è uno svezzamento dei giocatori più giovani che i più bravi andranno a vestire questa maglia, questo è l'obiettivo della nostra squadra, ma di tutte le squadre insomma. La primavera si allena sugli stessi campi nostri, quindi abbiamo una vicinanza in comune che appunto dobbiamo essere sicuramente attenti a tutte queste due situazioni, avvicinare la primavera alla prima squadra con il lavoro. C'è un'altra lì, poi abbiamo... Le chiedo un'ultima cosa, sì, così sul mercato in uscita, nel senso che spesso di questi tempi si sente dire per l'Udinese non vogliamo essere, anzi si è detto quest'anno non vogliamo essere in troppi, poi quando ci si ritrova per iniziare il lavoro, anche per agevolare il lavoro di Del Neri, però quest'anno si è sentita un po' di meno, anche perché c'è un gruppo che in realtà si vuole portare avanti. Due cose, quindi: quanto sarà difficile trattenere tipo un pezzo grosso come Samir, e se pensa che ci siano dei giocatori invece che hanno esaurito il loro ciclo a Udine, cioè a Udine non ci sono mai state stagioni così
lunghe, parlo di Widmer, Badu, da anni si danno sul mercato, secondo lei com'è la situazione? La situazione è che dobbiamo sederci a parlare, ancora è troppo presto, siamo cos'è oggi l'11, il 12 di giugno, quindi c'è molto tempo, dobbiamo valutare singolo per singolo e dopo saremo più precisi. Parlare adesso di mercato mi sembra un po' troppo prematuro, prima dobbiamo sederci. Ma sicuramente ci sarà qualcuno che magari andrà via, come sempre qualcuno che arriverà. Però, ripeto, è troppo prematuro, dobbiamo sederci e valutare tante situazioni. Vedo che è finita, no? Una domanda a tutti e due. È ufficiale dove, quando inizierà la stagione, quando la squadra andrà in ritiro in Carinzia e la località della Carinzia eventuale? Allora, l'ufficialità ve li posso dare come inizio della preparazione precampionato per la prossima stagione, che è il 6 luglio. Sì. Inizierà a Udine, dal 6 luglio al 15 luglio resteremo a Udine, dal 16 luglio al 30 luglio andremo in ritiro in Austria, più precisamente in Croazia, in Carinzia. E ovviamente non vi dico ancora qual è la località perché stiamo ancora definendo alcuni piccoli dettagli, però a breve usciremo anche con la località. Terminato il ritiro, il 30 luglio ritorneremo a Udine e vi posso dire anche che il 5 agosto faremo l'opening game, qui un amichevole alla Dacia Arena, sabato 5 agosto. Anche su questo sarò ovviamente nei prossimi giorni più preciso anche sul nome dell'avversario. Questo è il programma di massima. Bene. C'è altro?